Buongiorno, ehm, sono Gabriella Paolini e sono la responsabile dell'Ufficio Formazione del GAR. Insieme a me questa mattina c'è Alessandro Inzerilli che è il responsabile della parte operativa del, del GAR, della parte operativa per quanto riguarda la, la rete. E, ehm, questa mattina Alessandro Inzerilli ehm, terrà il primo modulo del uh, corso di aggiornamento per uh, gli Access Port Manager, cioè gli APM della rete GAR, e uh, questo uh, corso, che um, è strutturato in uh, diversi moduli, è stato pensato come aggiornamento appunto perché. Eh, ci sono tanti APM nuovi che hanno magari sostituito eh, APM che sono andati in pensione, che eh, magari sono passati ad altro, ad altro ruolo, oppure di nuovi enti che negli anni poi si sono eh, aggiunti alle varie organizzazioni che sono collegate alla rete GAR. Quindi abbiamo pensato eh, questo, eh, questo corso. Che tocca un po' uh, tutte le, ehm, sia le attività che eh, i servizi che eh, diciamo tutte le parti che devono essere eh, conosciute da una APM per quanto riguarda la rete appunto e i suoi servizi. Passo, quello che vedete qui è quello che trovate in uh, learning.gar.it con uh, le date per quanto riguarda tutti gli altri moduli, ma passo subito la parola a Alessandro Inzerilli per il primo modulo che sarà sulla rete GAR. Buona, buon corso e buona giornata a tutti. Eh, buongiorno a tutti. <ride> Come ha detto Gabriella, io sono Alessandro Inzerilli e mi, insomma, mi occupo da un po' di anni della parte operativa eh, della, della rete GAR, della gestione dell'esercizio eh, dell'infrastruttura di rete. E, mh, allora, eh, giusto un'informazione un di servizio, diciamo la presentazione durerà circa un'ora, forse un po' di più perché ci sono parecchi, dovrebbe scorrere sotto, sotto le slide. E quindi, diciamo, tenete le eventuali domande per la, per la fine della, de, della presentazione. Allora, cominciamo. E, allora, intanto l'agenda della, della presentazione. E in quest'ora, diciamo, cercherò un po' di raccontarvi quella che è l'infrastruttura di rete del GAR. Diciamo, cosa non semplice, perché diciamo ci è un'infrastruttura complessa fatta da, da molti elementi e per forza di cose, non sarà possibile entrare, diciamo, in dettaglio di molti degli aspetti tecnici anche se diciamo, accennerò un po' tutte le questioni tecniche e gli aspetti diciamo anche innovativi dell'infrastruttura di rete GAR e, ripeto ci sarà poi lo spazio per qualche domanda e ovviamente sono anche a disposizione dopo diciamo la presentazione eh, insomma ai miei riferimenti per, per domande approfondimenti e, e quant'altro e allora l'agenda della, della presentazione, la presentazione è così strutturata, anzi, fatemi partire il timer così diciamo, vedo a che punto sono. E, allora, intanto vi introdurrò un po' quella che è la rete, la rete GAR e anche gli utenti della, della, della rete eh, e le loro peculiarità. Eh, poi scenderemo un po' in dettaglio su quella che è l'architettura di rete e quindi le sue componenti principali. Descriveremo quindi eh, i servizi di rete, non quelli applicativi, quindi mi dedicherò al, ai servizi di rete, prettamente di rete. Vedremo quali, quali saranno, per quelli applicativi ci saranno altri moduli dedicati. E poi vedremo un po' come funziona la rete, come è gestita l'attuale infrastruttura di rete Garix. Infine, diciamo, non potrò che fare diciamo, anche qualche cenno alla nuova infrastruttura di rete che è in fase di implementazione, che è diciamo, denominata GAR T e che prenderà diciamo, il posto dell'attuale infrastruttura Gar X. Allora, intanto chi è GAR? Diciamo, eh, devo necessariamente introdurre questo concetto, essendo, insomma, il primo modulo del corso, questo qua. GAR, come molti di voi sapranno, eh, è diciamo, un'associazione di enti pubblici. Eh, ha come soci fondatori il CNR, l'ENEA, l'INFN e la Fondazione Crui per le Università eh, Statali Italiane. Recentemente si sono anche associati, appunto, come nuovi soci, anche l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Istituto Nazionale di Astrofisica. E... La rete GAR è una rete speciale, diciamo, è una rete dedicata appunto all'istruzione, alla ricerca e alla cultura e diciamo è pensata per offrire servizi innovativi e prestazioni particolari alla comunità appunto eh, delle ricerche e della formazione e dà supporto anche ovviamente a progetti di ricerca. e Quindi non eh, diciamo... GAR non va inteso come un tradizionale service provider, Internet Service Provider, eh, anche se dal punto di vista tecnico molte delle cose che facciamo sono quelle che fanno anche altri provider, ovviamente con l'eccezione che diciamo la rete è, è ad altissime prestazioni e non è certamente una rete Internet domestica, però diciamo il. Um, in realtà noi non siamo un provider commerciale, siamo senza fini di lucro e la rete è finanziata dai suoi utilizzatori e, e diciamo, tutti, diciamo, è tutto è reinvestito nell'infrastruttura e nei servizi degli utenti. Alcune delle caratteristiche della, della rete GAR. Allora, innanzitutto, diciamo, nel tempo eh, si è capito come diciamo, la proprietà della fibra ottica e diciamo, la, la capillarità delle infrastrutture in fibra ottica spenta sia un elemento chiave per lo sviluppo diciamo, eh, del, dell'infrastruttura di rete per la, anche, per la possibilità che dà di eh, diciamo, apportare innovazioni eh, per cui diciamo, GAR eh, ormai da, da molti anni eh, acquisisce fibra a livello nazionale e in, in diciamo un cosiddetto IRU che sarebbe una proprietà eh, dell'infrastruttura a tempo determinato, quindi tipicamente per 15 anni. Eh, quindi investendo una cifra eh, iniziale per l'acquisizione della fibra e poi pagando di fatto solo la manutenzione agli operatori, diciamo che ce la danno in IRU. E, mh, I punti di presenza della rete, i cosiddetti POP, eh, sono di fatto ospitati presso le istituzioni del GAR, quindi diciamo dove. Ci sta il, il nostro bacino di utenza. La rete GAR arriva. Um, Un'altra caratteristica fondamentale della rete è che diciamo, la struttura operativa del GAR gestisce eh, l'infrastruttura a tutti i livelli, diciamo, fatta eccezione poi per diciamo, la riparazione delle fibre ottiche, poi lo vedremo più in dettaglio dopo. E, ovviamente, come vi dicevo, GAR non è un'istituzione con fini di lucro, ma diciamo utilizza i fondi dei propri soci per investire nella, nella rete e cerca di farlo il più possibile in modo indipendente dalla localizzazione geografica non come fanno gli operatori che chiaramente vanno dove diciamo eh, i conviene e dove li porta il mercato. GAR ovviamente eh, cerca di, come si vedrà anche, come è stato fatto anche con dei progetti particolari come Garix Progress, e eh, ha investito e investe molto anche in regioni che dal punto di vista dell'infrastruttura internet non sono così eh, avanzate. I finanziamenti della rete ovviamente derivano dai soci, dalle istituzioni afferenti e dai ministeri che, eh, con cui il, il GAR collabora. E vediamo appunto chi sono gli utenti della rete GAR eh, un po' più in dettaglio. Attualmente ci sono più di mille sedi collegate, e, diciamo le varie tipologie di, di enti che possono interconnettersi alla rete GAR sono... In primo luogo, chiaramente, le università statali e non statali, tutti gli istituti di ricerca scientifica e tecnologica, eh, quindi dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e il CNR, eh, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, eh, l'INAF, come dicevamo prima, l'ENEA, l'ASI, e come vedete, diciamo, costituiscono diciamo, circa 300 sedi, un po' anche il core diciamo, de de degli enti eh, collegati alla rete. Una particolare diciamo, branca della ricerca, che è quella della ricerca biomedica, è diciamo, rappresentata eh, nella rete da, da eh, molti enti collegati, eh, in particolare i cosiddetti RCCS, quindi gli istituti di, 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 eh, di cura e ricovero a carattere scientifico, che sono un po' le istituzioni scientifiche in ambito medico eh, accreditate dal Ministero della Salute e che svolgono appunto ricerca medica ai massimi livelli in ambito nazionale naturalmente anche diciamo la, la, le istituzioni culturali quindi biblioteche ma anche AFAM cosiddette istituzioni di alta formazione musicale e, e artistica diciamo, sono collegate al rete GAR naturalmente un, un in numero sempre maggiore anche le scuole Secondarie principalmente eh, sono e, e sono state collegate e verranno collegate alla rete GAR. Infine ci sono tutta un'altra serie di, di altri enti di ricerca nazionali, internazionali e di formazione eh, collegati alla rete. I ministeri con cui il GAR collabora e da cui riceve fondi naturalmente per le sue attività sono naturalmente il Ministero dell'Università della Ricerca dell'istruzione diciamo, per la parte scuole, il Ministero della Salute per la parte di ricerca medica e quello del, dei beni culturali, delle attività culturali per eh, alcune altre eh, istituzioni collegate. Diciamo, in questa slide ho un po' riassunto diciamo, il, nel tempo come diciamo, la rete è cresciuta in termini di sedi collegate, raggiungendo i numeri attuali, insomma, di circa di, oltre mille sedi collegate. Infrastruttura, passiamo diciamo, a descrivere un po' dal punto di vista tecnico come è fatta la rete GARX, ossia l'attuale infrastruttura di rete del GAR. Parliamo un po' dell'architettura dell di rete. Allora, in questa slide sono un po' indicati quelli che sono gli elementi fondamentali che costituiscono l'architettura del backbone in particolare, quindi la dorsale della rete, l'autostrada attraverso la quale, diciamo... Passa il traffico di tutte le, le istituzioni collegate alla rete. Gli elementi chiave di, di, del backbone sono, appunto, diciamo, la parte la cosiddetta dorsale in fibra ottica spenta, quindi <coughs> infrastrutture in fibra ottica eh, a livello nazionale che raggiunge diciamo, eh, tutte le regioni e che eh, diciamo, presso i cosiddetti punti di presenza, i POP, raccoglie l'utenza e. Poi abbiamo la cosiddetta infrastruttura trasmissiva, che quindi diciamo, illumina si, si, si dice così: illumina la fibra ottica e permette diciamo, la realizzazione dei servizi, <ride> il trasporto dei servizi sulla rete, e poi la rete IPMPLS, diciamo la tipica la rete internet del GAR, e, mh, parleremo poi di come la rete è interconnessa uh, alle altre reti internet. E, della rete d'accesso, scusate, bevo un po' d'acqua. E com'è fatta la rete d'accesso? Che poi è l'insieme di tutti i collegamenti che eh, permettono l'interconnessione delle sedi utente, quindi anche delle vostre sedi alla dorsale della rete. Allora in questa slide. Sono riassunti eh, come numeri un po' delle caratteristiche dell'attuale dell infrastruttura. <ride> diciamo adesso, poi via via entreremo un po' in dettaglio dei vari, dei vari aspetti. In particolare, vabbè, già in questa slide possiamo vedere eh, chiaramente il numero di sedi che abbiamo collegate, il, 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 il numero di punti di presenza. Quindi abbiamo superato i 100 i 100 punti di presenza sulla. sulla diciamo, tutta l'infrastruttura nazionale dove vengono appunto raccolte le utenze. Alcuni di questi sono, eh, diciamo, cosiddetti di man, cioè a livello metropolitano, quindi eh, soprattutto nelle aree principali cittadine dell'Italia come ovviamente Roma, ma anche Firenze, Venezia, Milano, ci sono delle reti eh, metropolitane di raccolta delle utenze locali. Poi chiaramente ci sono alcuni numeri sull'attuale infrastruttura trasmissiva, <coughs> e la capacità quindi in termini di terabyte eh, trasportati sulla, sulla attuale infrastruttura <coughs> infine dei numeri sull'estensione diciamo, geografica del, della parte in fibra ottica spenta comunque entriamo poi un po' più in dettaglio tutti questi elementi nelle prossime slide allora, veniamo, eh, questa, diciamo, um, un po' alla mappa della rete GAR. Questa è la mappa che trovate, troverete più volte, diciamo, in questa presentazione, ma che trovate sul sito ufficiale del GAR e che, diciamo, è un po' un condensato di informazioni. Cerca, in qualche modo, di descrivere eh, molti aspetti anche a livelli, diciamo, di rete diversi, a livelli proprio protocollari di rete diversi. Innanzitutto è descritta, diciamo, l'estensione geografica, la topologia fisica, eh, del, delle fibre ottiche i dorsali del, del backbone della rete, e con i punti di presenza principali eh, a livello nazionale, dove appunto, in particolare quelli dove, dove abbiamo eh, la, massa, <coughs> la massa critica dei nostri utenti. E, <coughs> queste chiaramente sono le, questa dorsale di fibra ottica spenta è quella che poi viene illuminata dagli apparati trasmissivi del GAR e quindi diciamo eh, potete immaginare sono installati diciamo lungo questa dorsale <ride> sempre in questa mappa sono descritti diciamo i punti di interconnessione della rete con eh, intanto diciamo le altre reti della ricerca la rete GAR è la rete della ricerca italiana e quindi in primo luogo come diciamo missione a quella di interconnettere la nostra rete nazionale a quello che è il sistema delle reti eh, della ricerca mondiale, quindi in particolare noi siamo collegati alla rete GEANT che è l'infrastruttura della rete della ricerca e a livello europeo a sua volta interconnessa con tutte le altre reti di ricerca eh, mondiali. E, mh, sono, su questa mappa sono poi descritti i, i cosiddetti diciamo le interconnessioni con gli upstream provider, quella che è diciamo l'interconnessione della rete internet GAR all'insieme delle reti commerciali mondiali, e in particolare diciamo, eh, ci sono due punti a Roma e Milano che poi descriveremo meglio attraverso i quali la rete GAR diciamo, è collegata al resto delle reti internet mondiali e attraverso questi collegamenti eh, diciamo, tutti gli utenti della rete GAR sono in grado di raggiungere qualunque destinazione su internet. Un altro diciamo, elemento importante diciamo, che si può evincere da questa, da questa mappa sono i cosiddetti, diciamo, eh, le interconnessioni i cosiddetti internet exchange nazionali, ossia, diciamo, dei, dei luoghi fisici dove diciamo, gli operatori eh, nazionali di rete, ma anche i cloud provider o i content provider, si sì, diciamo, Uh, si ritrovano per scambiarsi il traffico internet eh, e Gar, diciamo, strategicamente è presente con un suo pop in ognuno dei quattro principali, eh, anzi, dei cinque principali Internet Exchange italiani. Poi vedremo quali sono. Infine, eh, diciamo, questa mappa descrive anche un po' come la rete Tegar è, <coughs> diciamo, come si sta sviluppando, in particolare quali a livello di infrastruttura fisica, quindi quali sono. Le direttrici di traffico verso, eh, in particolare verso i paesi confinanti, che diciamo si ha in mente di, di sviluppare in futuro, ma poi in rosso sono invece indicate delle, delle nuove tratte, in particolare eh, relativa al progetto CARTI, che sono in fase di implementazione e che stenderanno l'infrastruttura fisica della rete eh, a delle aree dove ancora non è presente. Ah, in questa slide è invece <coughs> rappresentato diciamo, l'architettura del backbone un po' a livelli, <coughs> quindi un po' <coughs> rispecchia, il, un po' anche l'architettura protocollare <coughs> di rete. Quindi eh, possiamo vedere il livello, il cosiddetto livello fisico, che è quello delle fibre ottiche e dell'infrastruttura di VDM, come vedremo l'infrastruttura trasmissiva GAR. <coughs> E poi ci sono i livelli 2 e 3 della, della rete, eh, i cosiddetti livelli di trasporto e di routing, quello che poi diciamo nel caso nostro è di fatto la, la rete IPMPLS, quindi in particolare quei due strati di rete verranno, sono implementati attraverso gli apparati eh, di routing della rete GAR. Allora parliamo della, diciamo, della prima componente de, dell'infrastruttura, dell'architettura di rete, che è quella che è appunto la, la, la dorsale in fibra ottica. E come potete vedere da questa cartina geografica, in particolare l'attuale footprint, si dice così, l'attuale diciamo, mappa dell'attuale topologia fisica del, in fibra ottica spenta della rete è stata sviluppata in, in due momenti, nell'ambito di due progetti chiave di evoluzione della rete. <coughs> progetto Garix quindi intorno al 2012, dal 2011 al 2013, diciamo per la precisione, ehm, diciamo, abbiamo eh, messo in esercizio diciamo una parte, diciamo, di, di infrastruttura fisica in fibra ottica spenta, che diciamo si estendeva a tutta, eh, tutta la penisola, eh, che è quella indicata in nero, diciamo, nella, nella mappa. Successivamente, grazie a, diciamo, a un finanziamento speciale, eh, il cosiddetto, che è denominato progetto Garix Progress, quindi un, un progetto PON, che, eh, grazie a questo progetto siamo, abbiamo potuto estendere diciamo, l'infrastruttura fisica alle cosiddette regioni di convergenza, alle quattro regioni di convergenza del Sud Italia che potevano beneficiare di questi fondi, quindi Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. E quindi eh, diciamo, l'estensione e la capillarità della rete, eh, in particolare al sud, eh, ha potuto beneficiare eh, di questo progetto. Quindi come potete vedere, eh, diciamo, non tutte le aree diciamo, della, del, del territorio nazionale sono ugualmente coperte da, dal, dal backbone eh, in fibra ottica. Eh, il progetto Garti, che è quello che attualmente stiamo implementando, ha come obiettivo quello di estendere questa copertura. E poi nelle ultime slide vedremo in che modo, ma chiaramente eh, un, un luogo eh, dove sicuramente andrà steso è il nord-est, che in questa mappa vedete è, è, diciamo, eh, non è coperto, non, non ha una, una magliatura adeguata dell'infrastruttura fisica. E, e poi chiaramente anche a livello insomma, del centro Italia eh, è prevista una magliatura più, più, più stretta, e quindi l'implementazione di nuove direttrici di traffico. Quello che, che attualmente è scoperto, ma che eh, confidiamo in fondi futuri e progetti futuri, vedi PNRR, sarà diciamo, la, la Sardegna che ancora diciamo, non sappiamo esattamente come com evolverà in questo momento. Allora, in questa slide è eh, un po' diciamo, rappresentata come nel tempo eh, l'estensione della rete in fibra ottica. Eh, è evoluta in particolare diciamo ho messo in evidenza eh, degli anni speciali il 2013 e il 2015 2016 in cui appunto a seguito dei progetti Garix e Garix Progress eh, l'infrastruttura in fibra ottica ha diciamo eh, subito un, un sostanziale incremento attualmente siamo diciamo oltre i 20.000 km di fibra ottica dove però in questo numero eh, viene contata sia la fibra ottica della dorsale ma anche quella del diciamo del, della rete di accesso, e quindi la fibra ottica che arriva presso le sedi utente tutte le sedi utente collegate ehm, parliamo un po della fibra ottica eh, della dorsale in particolare ehm, diciamo la dorsale è costituita da fibra posata dagli operatori nazionali, chiaramente GAR non, non posa direttamente fibra tranne diciamo, a livello d'accesso in casi molto particolari, quindi noi ci appoggiamo ovviamente ai principali operatori eh, di rete nazionali, mm, in particolare sul backbone abbiamo, sono presenti solo tre operatori Telecom Italia, Fastweb e Retelit. E, diciamo con percentuali nell'ordine appunto in cui sono indicati eh, i tre operatori. La fibra, come vi dicevo, è ormai eh, quasi tutta presa in IRU, quindi in, um, sta per indifes Indifesible Right of Use, quindi è una sorta di proprietà della fibra solo a tempo. E, e tipicamente il, il tempo per cui noi disponiamo di questa proprietà è di 15 anni. Inizialmente noleggiavamo. Eh, le coppie di fibra ottica, ma questo di fatto non, non lo facciamo più. E, in genere le fibre che, che, che possiamo utilizzare per la dorsale sono fibre che gli operatori hanno posato negli anni, quindi eh, è, diciamo, sono rari i casi in cui nuove diciamo, dorsali sono state posate eh, ad hoc. Per il GAR, appunto, in qualche caso, appunto, nell'ambito del progetto GARX Progress, che ha beneficiato di... Diciamo, di fondi del ministero questo è stato possibile, e in particolare, eh, abbiamo coperto tutta la parte sud della, della Sicilia, oppure, diciamo, sono state posate nuove tratte sulla anche sulla dorsale ionica. E... però in genere, insomma, dobbiamo fare i conti con con la fibra che troviamo in campo degli operatori eh, messa dagli operatori nel tempo. Diciamo, dal punto di vista del, degli standard di fibra ottica, quella che andiamo a usare è. Eh, Insomma, è, è o di tipo G652 o di tipo G655. Sono storicamente diciamo, le tipologie di fibra ottica che gli operatori hanno utilizzato, in genere la 655 a livello geografico, perché storicamente, per, diciamo, quando gli operatori hanno iniziato a posarla, in particolare Telecom Italia, le tecnologie trasmissive dell'epoca eh, beneficiavano di alcune caratteristiche della fibra G600C655. E, che però era più costosa quindi poi a livello diciamo metropolitano eh, invece si, si utilizzava un altro tipo di fibra denominata cosiddetta G652 un altro standard diciamo poi nel tempo eh, in realtà poi il, le tecnologie, l'evoluzione delle tecnologie ha un po' diciamo cambiato eh, diciamo il modo anche di, di utilizzare queste fibre e e quelle che diciamo, inizialmente sembravano fibre ottiche di, di qualità inferiore e di costo inferiore, in realtà attualmente sono quelle su cui i, i sistemi trasmissivi più moderni funzionano meglio. Magari avremmo modo più avanti di dire qualche dettaglio su questo, su questo aspetto. E, in questa slide ho mh, indicato alcune eh, diciamo delle caratteristiche delle fibre ottiche eh, che richiediamo eh, agli operatori di rispettare eh, in genere diciamo negli anni noi abbiamo fatto più procedure di gare diciamo c'è stata una nel progetto Garix un'altra eh, in quello Garix Progress ce cioè ne sono continue procedure di gare e eh, gli operatori devono diciamo sono gare anche eh, tecniche quindi in cui eh, le tratte di fibra offerta che fanno parte dei vari lotti di gara devono rispettare certi requisiti tecnici e vengono premiate in base alle, alle caratteristiche delle fibre. Chiaramente eh, alcune eh, di queste caratteristiche importanti sono l'attenuazione specifica, quindi quanto diciamo, minore l'attenuazione, maggiore è la qualità della fibra. Chiaramente eh, fibre più moderne, posate più di recente, hanno attenuazioni specifiche più basse. Altre caratteristiche, chiaramente, sono um, cosiddetti, diciamo, ehm, eh, come, come, come certi fenomeni di dispersione della fibra, quindi dispersione cromatica e eh, dispersione eh, modale di polarizzazione, eh, caratterizzano le fibre e quindi noi imponiamo dei limiti eh, oltre i quali, diciamo, non, le fibre non vengono accettate. Eh, Diciamo che eh, alcuni di questi, eh, di questi limiti sono un po' venuti in meno, sono un po' caduti con, diciamo, le, le nuove tecnologie trasmissive che eh, sono in grado, di fatto, attraverso, diciamo, dei sistemi di correzione digitale del, della dispersione introdotta da, dal punto di vista fisico dalle fibre, eh, su questi sistemi sono in grado di correggere gli errori e di fatto hanno, eh, diciamo, reso meno importante eh, questa caratterizzazione delle fibre. E, mh, un altro dettaglio tecnico, chiaramente tutte queste caratteristiche sono sempre misurate a 1550 nanometri, che è, diciamo, la, la finestra di minima attenuazione eh, nell'ambito nell della trasmissione dei, dei segnali su fibra ottica, intorno alla quale tutti i sistemi eh, trasmissivi moderni eh, eh, diciamo generano i segnali, quella è la banda eh, in cui funzionano gli attuali sistemi trasmissivi e vabbè qui ci sono un po' di dettagli su come facciamo la certificazione delle fibre ottiche eh, chiaramente è un, uh, un elemento fondamentale della nostra rete quindi dobbiamo conoscerle in dettaglio e richiediamo tutta una serie di, di misure agli operatori eh, per certificarne la bontà del funzionamento passiamo diciamo al, al secondo elemento dell'architettura della rete garix ossia la cosiddetta rete trasmissiva e, m, come eh, probabilmente sapete ma eh, in ogni caso eh, ve, lo, ve lo spiego ma molto in modo molto sintetico diciamo la fibra ottica spenta, viene eh, quindi questo mezzo fisico viene illuminato, così si usa questo termine, attraverso, diciamo, ormai nelle reti moderne, attraverso dei sistemi di moltiplicazione delle lunghezze d'onda, eh, a divisione di, di lunghezze d'onda eh, di tipo dense quindi WDM sono i sistemi, ossia, diciamo, sono dei sistemi che sono in grado di eh, trasmettere in un certa una certa banda eh, spaziati eh, in banda più segnali, eh, più segnali ottici, cosiddette lambda, vengono, vengono chiamate lunghezze d'onda. Il dense di questa tecnologia indica eh, diciamo, la differenza di questi sistemi eh, che funzionano poi anche su long haul, quindi sulle distanze geografiche, rispetto a altri sistemi diciamo più... più eh, più semplici, meno costosi, eh, che si chiamano CWDM Coarse, quindi eh, la differenza tra questi sistemi è anche proprio nel numero di lunghezze d'onda che, che si riescono a trasmettere eh, su, sulla banda diciamo, di funzionamento di questi sistemi. Tipicamente i sistemi di VDM si parla di 80-160 lunghezze d'onda eh, a varie diciamo, bande, mentre i sistemi CVDM possono in grado di trasmettere 16, 16 canali, in genere 16 lambda, nella stessa lunghezza d'onda. Diciamo, la, la rete trasmissiva GAR eh, si è evoluta nel tempo, eh, ci sono state varie generazioni di apparati trasmissivi che abbiamo adottato sulla nostra rete, in particolare la prima rete trasmissiva a livello nazionale eh, sviluppata nell'ambito del progetto GAR-X era basata su apparati Huawei, eh, optics OSN 8008 e 6008 e successivamente eh, nell'ambito del progetto Garix Progress è stato possibile ehm, eh, adottare una tecnologia, una nuova tecnologia. Eh, diciamo, poi vedremo in che senso eh, che ha permesso di fare proprio un salto tecnologico e anche di velocità nei servizi offerti. Eh, che appunto è stata implementata nelle, regioni, nelle quattro regioni della convergenza e che si, che si basa su apparati in finera di TNX. Successivamente, diciamo, nel 2017, diciamo, è emersa la necessità di eh, sviluppare la dorsale trasmissiva del centro nord, in quanto chiaramente dopo il progetto Garix Progress, che aveva adottato apparati più moderni, eh, di fatto la rete del centro-nord era tecnologicamente indietro rispetto, rispetto al sud, per colmare questo divario, si è diciamo pensato ad adottare una, una tecnica particolare cosiddetta delle lambda aliene, ossia, diciamo, ehm, utilizzare i nuovi apparati sperimentati utilizzati sulla rete del sud, quindi gli apparati in finera. E installandoli nei, diciamo, nei pop fondamentali del, del core della rete per generare segnali quindi diciamo, eh, a banda maggiore però trasportati sulla vecchia rete trasmissiva Huawei. E poi vedremo qualche dettaglio di questa tecnica. Questo ha permesso di fatto l'upgrade a 100 giga, diciamo che il, la, la cifra 100 giga collegamenti a 100 giga era un po' la caratteristica della rete Garix Progress e eh, attraverso questa, questo progetto delle Lambda alieni, questa capacità del 100 giga è stato possibile portarla anche nella rete del centro nord in particolare nel core tra i quattro siti di, quattro pop di Roma, Bologna e, e i due, due di Milano principali della rete e, diciamo, poi ci sono state anche delle implementazioni diciamo di con tecnologie metro sempre di infinera eh, diciamo più in ambito regionale, quindi nello lombardo eh, abbiamo utilizzato gli apparati cosiddetti XTM, eh, che poi di fatto sono ex Transmode, eh, diciamo, un vendor che è stato acquisito eh, da Infinera. E poi diciamo anche nel sud eh, c'è diciamo, il cosiddetto anello campano, eh, sempre con tecnologia metro Infinera. Allora, entriamo un po' più in dettaglio delle due diciamo, principali eh, piattaforme trasmissive eh, dell'attuale rete, perché tutte e due sono in servizio al momento e verranno diciamo, poi sostituite dalla nuova eh, infrastruttura trasmissiva Garty. Allora, la prima rete, quella che vi dicevo, basata su apparati Huawei, è stata implementata nel 2012, intorno al 2012, tra il, abbiamo iniziato nel 2011, e abbiamo finito nel, nel 2013. <coughs> e, Diciamo gli apparati sono quelli indicati. In particolare, ci sono degli, ci sono degli apparati eh, più piccoli chiamati 6008 che, che sono stati utilizzati nei cosiddetti siti di rigenerazione. Allora, una cosa che, che non vi ho detto, che probabilmente sapete, è che eh, chiaramente eh, mh, la tecnologia eh, di VDM eh, diciamo, per funzionare ha la necessità di rigenerare i segnali ottici generalmente circa ogni 80 chilometri. Per, farsi, per fare eh, attraverso un'amplificazione un ottica. Quindi lungo diciamo, le dorsali eh, in fibra ottica a livello nazionale, ogni 80 km circa sono eh, previste delle installazioni con degli amplificatori ottici che servono a rigenerare, appunto amplificare il segnale ottica per permettere la trasmissione a livello diciamo, nazionale. E, e quindi i 6.008, in particolare questi apparati un po' più piccoli, sono quelli installati. Eh, presso questi cosiddetti siti di rigenerazione che poi sono delle installazioni degli operatori, tutte centrali operatori, lungo diciamo, i percorsi delle fibre geografiche eh, dei dorsali nazionali eh, di fibra ottica. Allora, alcune caratteristiche del, della rete trasmissiva basata su tecnologia Huawei. Ehm, velocemente, ehm, chiaramente una cosa fondamentale è che eh, le cosiddette lambda, quindi eh, i segnali ottici trasmessi, eh, erano di, a, die, a 10 gigabit per secondo o a 40 gigabit per secondo, come vedete, non, non, ehm, non c'erano ancora all'epoca eh, diciamo, servizi 100 giga superiori, e, diciamo, tuttavia, questa piattaforma che è ancora in esercizio sulla rete ha, aveva tutta una serie di caratteristiche. Eh, Diciamo molto avanzate per l'epoca, in particolare, eh, diciamo dal punto di vista ottico, aveva dei cosiddetti dispositivi che si chiamano i USS, cioè dei dispositivi che permettono lo switching ottico delle lambda. E quindi mh, fondamentalmente permettono di reinstradare le lambda sulla mh, topologia di rete e anche permettono di adottare dei sistemi di restoration, quindi di, di, o di protezione de, del traffico. Tutti, chiaramente tutti questi servizi sono, eh, tutte queste lambda sono a 10 giga, i servizi agli, agli utenti che poi, eh, di questa rete sono sempre a 10 giga o a 1 giga. E altre caratteristiche di questo sistema, ovviamente, è il sistema di, di modulazione tipo on-off-king eh, e, e il, diciamo, la presenza di una matrice elettrica. Che cosa serve questa matrice elettrica? Dillo proprio in soldoni, permette, eh, diciamo, il sistema di VDM è un sistema a divisione di lunghezza d'onda, quindi lo spettro viene suddiviso in lunghezze d'onda. In più, la presenza di una cosiddetta matrice elettrica permette eh, di moltiplicare, questa volta nel tempo, quindi TDM, eh, segnali a, diciamo. Banda uh, minore all'interno delle, delle lambda 10 giga. Quindi questo uh, di fatto rende possibile anche erogare servizi a 1 giga sulla rete. E passiamo alla diciamo uh, alla piattaforma invece c'è qualche altro dato sulla piattaforma Huawei, non mi soffermo. E alla rete eh, trasmissiva della rete di Garrix Progress, quindi quella basata, implementata intorno al 2015, e basata sugli apparati in finera di TNX. Diciamo, L'introduzione di questa piattaforma ha permesso di fatto di fare un, un salto tecnologico eh, rilevante. E, diciamo, so, questi sono apparati che implementano la cosiddetta tecnologia coerente rispetto ai. Diciamo, quelli Huawei che invece adottano una tecnologia non coerente, questo termine coerente sta a indicare tutta una serie di caratteristiche sia di, di trasmissione e ricezione de, delle lunghezze d'onda, ma eh, anche, diciamo, di capacità di, di correzione a livello digitale degli errori introdotti eh, dalla trasmissione dei segnali ottici sulla, sulla fibra ottica. E, mh, questo, questa piattaforma in particolare ha permesso di fare quel salto in termini di servizi e di banda erogata eh, sia sul backbone che, che ovviamente agli utenti finali, in particolare eh, diciamo adottando anche delle tecnologie, delle, dei sistemi di modulazione più complessi, quelli indicati qua, phase eh, modulation, QPSK, BPSK, eh, è possibile trasmettere dei cosiddetti super channel, cioè dei canali fatti da 10 portanti, e ciascuna diciamo a 50 uh, gigabit per secondo, e complessivamente quindi il super channel è un, uh, un, un uh, diciamo una, uh, uh, un insieme di portanti che uh, trasporta una banda a livello ottico di 500 gigabit per secondo. Quindi si ha la possibilità uh, di, di erogare, per esempio, 5 uh, collegamenti a 100 gigabit per secondo. Ehm, diciamo attraverso questi super channel e il, um, questi altre caratteristiche chiaramente sono i servizi che, erano in che sono in, in grado di erogare eh, all'utenza finale che quindi sono a 10 gigabit 40 gigabit e 100 gigabit per second anche diciamo, questa piattaforma eh, dispone di sistemi di protezione e restoration del traffico a differenza di quella Huawei invece non ha diciamo particolari funzionalità di, di switching ottico delle lunghezze d'onda. Diciamo, è una eh, piattaforma più statica. Diciamo il, da quel punto di vista. I servizi eh, vengono, le lambda vengono realizzate tra diciamo, due nodi VDM eh, della rete e non possono essere restradate eh, su altri percorsi fisici. Tuttavia, eh, diciamo, la, la, diciamo, le funzioni di restoration e di protezione del traffico vengono, viene effettuata a livello di eh, elettrico, quindi eh, c'è diciamo, un sistema per cui i servizi, diciamo, con meccanismi eh, di multiplazione a, a livello di tempo TDM, possono essere, diciamo, dirottati su altre eh, dorsali in caso di fault delle... Di, di, di taglio fibra, di interruzione di, della comunicazione su alcune portanti in fibra ottica che punto siamo? Mi sa che devo un po' accelerare <coughs> questa slide eh, sempre cioè, descrive un po' di elementi della piattaforma e non mi dilungo ulteriormente. Allora, due parole su quello che, che vi ho accennato prima ossia diciamo il cosiddetto progetto delle Lambda Aliene che eh, abbiamo implementato eh, intorno al 2017 che aveva lo scopo di eh, fare di fatto mh, fare l'upgrade della capacità trasmissiva del centro nord che aveva appunto tecnologia Huawei eh, diciamo eh, al 100 giga quindi permettendo di avere de dei collegamenti di backbone a 100 giga o superiori in eh, cosa consiste diciamo, questa tecnica de del lambda aliene? Eh, di fatto noi abbiamo installato degli apparati in finera, quindi con le caratteristiche che abbiamo visto, la capacità di eh, erogare servizi a 100 giga nei pop eh, diciamo principali della rete, quindi a Roma, a Bologna e in, in due pop di Milano. Questi apparati poi sono stati diciamo, eh, definiti in questo schema di principio che potete vedere diciamo, sistemi alieni. Eh, poi di fatto generano delle eh, lunghezze d'onda eh, che poi vengono trasportati sulla, eh, diciamo, rete ottica Huawei, eh, quindi di fatto attraverso questo sistema eh, è possibile trasportare dei segnali alieni, quindi dei servizi, diciamo, realizzati attraverso la piattaforma infinera a 100 gigabit, sulla eh, diciamo, rete eh, Huawei precedente. Chiaramente per fare eh, questa operazione eh, complessa, eh, chiaramente è stato definito un, un cosiddetto color plan. Un piano delle frequenze sono state individuate. Eh, diciamo quali portanti potevano essere trasportate sull'infrastruttura sul, sull Huawei. Insomma, è stata fatta una, prima una sperimentazione e poi un'implementazione in produzione del sistema e che di fatto ha permesso uh, l'upgrade del, del centro nord dell'infrastruttura trasmissiva del centro nord qua in questa slide potete vedere le quattro direttrici di traffico uh, sulle quali uh, ancora oggi viaggiano cosiddetti segnali alieni per ognuna di, di queste direttrici quindi quella diciamo Roma-Milano, uh, Roma-Bologna Bologna Milano e Milano Milano anzi no in realtà Bari Bologna perché Milano Milano invece non è aliena e viaggiano eh, per ciascuna di quelli eh, dei super channel a 500 giga trasportati sull'infrastruttura eh, Huawei precedente e attraverso questi segnali si è potuto diciamo effettuare l'upgrade della dorsale a velocità superiore al 100 giga e mh, quindi di fatto installando solo dei nodi terminali in alcuni siti strategici, quelli di Roma, Bologna e Milano che vi dicevo, e, e sfruttando quindi eh, la precedente installazione Huawei e i, chiaramente in particolare i nodi di amplificazione eh, Huawei presenti su tutta diciamo, la rete del centro nord, è stato possibile fare questa operazione di upgrade <coughs> di banda del centro nord della rete diciamo anche con diciamo, dei, dei vantaggi economici nella possibilità di mantenere l'infrastruttura di precedente Huawei nel tempo. Allora, qui, eh, diciamo, <coughs> è riportata in, in un grafico un po' a quella che è la, diciamo, che sono... Um, le fasi che vi ho descritto del, dell'evoluzione dell'infrastruttura trasmissiva. <coughs> gara. Quindi diciamo, attualmente adesso siamo oltre i 3-3 terabyte di capacità e, mh, a cui siamo arrivati di fatto dopo l'implementazione del progetto delle lambda aliene e gli altri due passaggi che, dove si vedono appunto i salti. Eh, nella <coughs> capacità della dorsale si vedono in corrispondenza del progetto Garix, implementazione della rete Huawei e del progetto Garix Progress, implementazione della rete Infinera al Sud. Scusate, prendo un altro po' d'acqua. <coughs> allora. E, chiaramente eh, anzi sfortunatamente non è stato possibile e non è possibile tutt'ora forse non sarà mai completamente arrivare con l'infrastruttura trasmissiva Gar ovunque su tutto il territorio nazionale. Ci sono dei, delle aree dove non è, non è stato tecnicamente fattibile o, o economicamente sostenibile eh, acquisire fibra ottica spenta e installare e mettere in produzione apparati trasmissivi di tipo DVDM. In queste aree necessariamente eh, diciamo, il servizio comunque della rete GARE è portato attraverso dei circuiti di dorsale forniti dagli operatori di telecomunicazioni in particolare Telecom Italia, Fast, Wind e RIDEOS sono uh, gli operatori che ci danno questi servizi in, diciamo, nella slide sono indicate alcune aree dove eh, tuttora ci sono appunto, alcuni di questi circuiti a 10 gigabit tipicamente ma anche a 1 gigabit che diciamo, permettono l'interconnessione di alcuni POP eh, alla dorsale del GAR, diciamo alcuni di questi pop che troviamo qui indicati eh, diciamo, e dei circuiti che servono diciamo, a complementare l'infrastruttura trasmissiva GAR eh, ver saranno oggetto del progetto GARTIE e quindi eh, diciamo, molti di questi circuiti verranno eh, sostituiti da infrastruttura trasmissiva GAR chiaramente non ovunque e eh, diciamo, in ogni caso con tempi diciamo, eh, non rapidissimi in qualche caso, in particolare la, diciamo, la parte del centro Italia eh, che diciamo, andrebbe a raggiungere per esempio zone come Urbino, Perugia, eh, Siena, eh, diciamo, sono eh, diciamo, previste nella cosiddetta fase 7, quindi comunque tra qualche anno. E rimane poi quella che dicevamo anche prima, un po' la, la questione della, del, della Sardegna e del, dell'interconnessione, eh, della realizzazione di un'infrastruttura trasmissiva sull'isola GAR e diciamo, poi l'interconnessione attraverso cavi sottomarini all'infrastruttura diciamo, GAR del continente. E è una questione aperta, diciamo forse. Eh, si spera che attraverso progetti particolari tipo appunto fondi derivanti dal, dal PNR sia possibile insomma riuscire a portare finalmente anche l'infrastruttura trasmissiva GAR eh, sulla Sardegna passiamo diciamo oltre adesso iniziamo a parlare di quella che è la rete eh, IP classica rete internet diciamo eh, tecnologicamente definita IP MPLS poi vediamo in che senso e sulla destra nella slide è indicata diciamo la eh, topologia di rete quindi questa è la topologia logica del backbone IP della rete Garix che chiaramente potete vedere eh, diciamo è, è diversa da quella che poi invece è quella la topologia fisica che abbiamo visto eh, diciamo nelle mappe precedenti eh, al di sotto di questa chiaramente c'è la topologia logica a quel punto anche della rete trasmissiva, e quindi tutti i collegamenti eh, del back one IP e eh, gran parte dei collegamenti del back one IP della rete sono realizzati su collegamenti trasmissivi eh, realizzati sull'infrastruttura sempre GAR. Allora, come è fatto questa, questo backbone IP? In particolare, eh, diciamo è costituito, il core della rete, il cosiddetto core, è costituito da otto eh, punti di presenza principali interconnessi con collegamenti eh, 100 gigabit o superiori. Eh, diciamo c'è cioè, innanzitutto il, il quadrato eh, tra i, i pop di Roma, Bologna, Milano 1 e Milano 2 eh, con collegamenti a 200 gigabit eh, per secondo, interconnesso a un secondo quadrato che è un po' quello del sud è realizzato nell'ambito del progetto Garix Progress tra i pop di Napoli, Bari, Catania e Palermo anche l'interconnessione tra questi due quadrati è fatta a 100 gigabit ehm, diciamo poi mh, oltre questi 8 pop principali della rete ci sono eh, diciamo tutta una serie di cosiddetti pop di aggregazione eh, dove eh, ci diciamo un po' distribuiti un po' su tutta la, la rete e in genere interconnessi con collegamenti a 40 gigabit o n per 10 gigabit ha al, almeno due pop diciamo, del core e questi pop di aggregazione insomma, raccolgono gran parte delle utenze e sono presenti in, in tutte quelle che sono un po' le, le principali città a livello nazionale, quindi capoluoghi di regione Milano, Padova, Torino, Firenze, Pisa e, e così dicendo. Abbiamo poi diciamo, i cosiddetti pop eh, di edge, dove eh, che è un, diciamo, a, un livello, a livello di gerarchia è un, è un livello più basso, sono pop interconnessi invece a, a pop di aggregazione o a, direttamente a pop di core, eh, con collegamenti che possono andare da n per 1 giga a n per 10 giga, quindi una capacità eh, un po' più bassa rispetto ai <coughs> pop di aggregazione mediamente. Infine ci sono eh, dei cosiddetti pop di concentrazione, e vedremo mh, 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 la differenza rispetto a quelli di Edge dovuta alla tecnologia adottata eh, la slide successiva vi faccio vedere in che senso anche questi pop sono interconnessi diciamo a dei pop di core o di aggregazione con uh, capacità dell'ordine tipicamente dei 10 gigabit per seconda allora, gli apparati eh, che costituiscono Diciamo il backbone della rete GAR e che implementano quindi funzioni di, di livello 2, di livello 3 e il, il cosiddetto switching MPLS. Che poi vedremo un po' più in dettaglio. Sono eh, per lo più apparati della famiglia Juniper MX. E in particolare abbiamo 41 apparati eh, a livello nazionale di tipo MX960 o MX480 sono apparati diciamo cosiddetti carrier class ridondati in tutte le loro componenti e 27 router eh, di edge quindi sempre della famiglia MX ma non, non completamente di tipo carrier class che sono MX80 che sono eh, presenti eh, diciamo su quelli che appunto abbiamo anche prendendo il nome proprio dagli apparati chiamato pop di edge in genere eh, vista la caratteristica non totale ridondanza di questi apparati su quei siti ce ne sono sempre installati eh, due diciamo per, per dare la ridondanza in questo senso la capacità di, di switching di questi apparati dipende sostanzialmente dall'equipaggiamento eh, dall eh, in particolare che, che poi è cambiato nel tempo quindi di fatto anche se eh, sono tutti apparati MX le schede poi che montano questi apparati nel tempo sono cambiate in particolare Diciamo i gli chassis più moderni montano del, del, fino a eh, diciamo, 7 schede eh, con di capacità ciascuna di 260 gigabit, quindi diciamo complessivamente eh, sono in grado di, di, di erogare 7 terabit per secondo, insomma anche superiori. I servizi. Chiaramente le, tutte le interfacce, tutte le schede di rete sono di tipo Ethernet. Ethernet, come sapete, diciamo, è diventato uno standard anche a livello geografico, oltre che a livello delle, delle reti locali. E quindi tutte le interfacce da 100 uh, MB fino a 100 giga sono, diciamo, Ethernet. Uh, infine, diciamo, ci sono uh, un ultimo punto della slide: 26 cosiddetti router di concentrazione, che appunto si trovano in quelli che si chiamano. Di, di concentrazione sono apparati non più Juniper ma Cisco M3006 e su questi app eh, diciamo che hanno la funzione di raccogliere delle utenze in genere diciamo scuole fondamentalmente sono stati adottati nell'ambito del, del progetto Carix Progress questi apparati in particolare non implementano MPLS quindi diciamo fanno parte del backbone ma non, non hanno tutte le funzionalità degli, degli apparati Juniper andiamo un po' a correre allora parliamo del il cosiddetto control plane della rete gar X. quindi l'insieme um, dei protocolli di routing che fanno funzionare l'infrastruttura internet della rete, della rete Gar e qui sono elencati diciamo, uh, i protocolli utilizzati principali sull'attuale infrastruttura diciamo, a livello che so, che, uh, di routing IP noi utilizziamo come IGP lo SPF e ehm, il forwarding, eh, quindi l'inoltre dei dati, è fatto attraverso eh, il protocollo MPLS, come vedremo a breve in un'altra slide, e eh, che diciamo, permette lo switching dei pacchetti P attraverso delle label eh, che vengono distribuite diciamo, sul, su tutti gli apparati attraverso dei cosiddetti protocolli di segnalazione, che sono quelli scritti successivamente, RSVP, TE, dove TSA per Traffic Engineering è LDP invece del traffico utente è realizzato attraverso il protocollo BGP. BGP, diciamo, uh, in, nelle sue varie declinazioni, in particolare diciamo, quando si tratta di accesso IP, come eBGP, external BGP. E invece, diciamo, per il trasporto delle, della informazione di raggiungibilità sulla rete, come multiprotocolli BGP, nel senso che il BGP è stato esteso per permettere il trasporto delle informazioni relative ai servizi tipo VPN adesso vediamo in che modo allora intanto il protocollo SPF diciamo, il protocollo SPF è l'IGP della rete ossia è il, di fatto il, il protocollo che eh, permette diciamo la raggiungibilità di tutti gli apparati e un po' in qualche modo definisce la topologia del backbone eh, GAR tutte le diciamo i prefissi di rete dei cosiddetti punto punto quindi delle interfacce eh, dei link del backbone e le lubeck degli apparati quindi gli indirizzi che identificano i nodi stessi eh, tutte queste informazioni sono trasportate eh, dal protocollo SPF in particolare che è in grado attraverso il famoso algoritmo di Dijkstra di diciamo individuare il percorso migliore sulla rete in base a diciamo dei pesi che diciamo, sulla nostra rete sono dipendenti dalla, di fatto in maniera automatica dalla banda dei collegamenti. C'è una formuletta che è quella indicata lì che permette, diciamo, che, che eh, stabilisce il costo dei singoli link a partire dalla banda eh, del collegamento. Il protocollo SPF, eh, diciamo, poi ha, diciamo, è stato complementato con alcune altre caratteristiche, intanto le estensioni per il traffic engineering, vediamo cosa, vedremo cosa significa. In più, eh, associato al protocollo SPF c'è cioè il protocollo BFD, il cosiddetto che è un protocollo bidirectional uh, fault detection. È un sistema che permette la detection dei, dei fault di rete molto più rapidi e diciamo fornisce tempi di convergenza eh, molto maggiori al protocollo SPF che per sua natura... Uh, avrebbe tempi di secondi che invece uh, diventano millisecondi con uh, l'implementazione di BFD. Infine, eh, diciamo, c'è un altro protocollo che si chiama Loop Free Alternate che è stato associato all'OSPF per la protezione del traffico. Quindi permette in caso default, de di default di registrare il traffico con tempi minimi. Forwarding MPLS: Allora, questa è eh, diciamo un po' la chiave dell'architettura di una rete IPMPLS eh, che cosa significa foro di IPMPLS? Significa che i, i pacchetti IP non vengono diciamo, uh, instradati su un, uh, in base a un meccanismo op by op, uh, ossia non, non viene letto l'indirizzo di destinazione dentro, che sta dentro il pacchetto IP su ogni router che poi prende autonomamente la decisione di dove inviare, su quale interfaccia inviare uh, il pacchetto, ma eh, invece il meccanismo è quello che si basa sul label switching, quindi di fatto eh, quando il pacchetto entra nella rete MPLS eh, viene individuato un cosiddetto LSP, quindi un label switch path direttamente nel nodo di ingresso e quindi attraverso poi lo switching delle label il pacchetto viene diciamo, portato fino alla destinazione finale. Eh, quindi tutti i, nodi, tutti i nodi di rete sono dei cosiddetti label switch router. E eh, poi vabbè, un'altra nomenclatura è che i nodi di ingresso e di uscita in genere vengono chiamati PE, Provider Edge, mentre i nodi che fanno, diciamo, che non erogano i servizi, ma fanno solo il trasporto e lo switching dei label dei P-router. Comunque, al di là della, della nomenclatura. Eh, a che serve questo perché si adotta eh, il paradigma MPLS su tutte le reti dei provider? Perché non tanto per quella che era la motivazione originale, ossia che lo switching delle label è più veloce del, del diciamo per l'inoltre del traffico rispetto al appunto, il routing tradizionale. Diciamo, questa motivazione è stata superata dalla tecnologia. Che, di fatto, eh, è ormai diciamo, diciamo il forwarding viene fatto in hardware e non c'è più lo switching a livello di label o di pacchetto IP eh, a tempi comparabili, ma quindi la scelta dell'MPLS ormai è perché di fatto adottare MPLS eh, rende le reti eh, mette a, dis a disposizione delle reti una serie di funzionalità particolari, come la possibilità di realizzare servizi tipo VPN MPLS in maniera nativa di fare cosiddetto traffic engineering e riservazione di banda. E, quindi in particolare per traffic engineering, diciamo, eh, che cosa si intende? La possibilità di eh, definire dei path eh, sulla, attraverso la rete diversi da quelli che, eh, diciamo, sceglierebbe eh, il traffico in base ai costi dell'OSPF. Eh, diciamo, scelti sulla base del, di delle necessità diciamo degli utilizzatori finali o delle caratteristiche del traffico oppure un'applicazione un tipica è quella eh, di diciamo, utilizzare eh, al meglio ottimizzare le risorse di rete per esempio utilizzare dei percorsi maggiormente dei percorsi che sarebbero sottoutilizzati in base diciamo ai, al routing uspf e invece forzando il traffico a, a utilizzarli inoltre diciamo il traffic engineering che poi diciamo a livello di protocollo di segnalazione delle label utilizza il protocollo rsvp te eh, permette in più di eh, dare al traffico una serie di caratteristiche di protezione eh, come quelle del cosiddetto fast reroute, quindi ho un fault e diciamo in tempi millisecondi sono in grado di fare il rerouting su un altro eh, diciamo di rerutare l'SP di quel traffico su un altro percorso, oppure altri meccanismi di protezione dei link e dei, dei nodi caratteristici, appunto, del, del RSVP un'ultima um, cosa diciamo il protocollo invece che eh, diciamo il traffic engineering e l'utilizzo del protocollo RSVP è usato solo per delle applicazioni specifiche invece diciamo per il funzionamento del forwarding MPLS diciamo standard noi abbiamo adottato a livello architetturale il, il protocollo LDP eh, che è un protocollo che permette in maniera automatica senza dover configurare ogni singola LSP eh, una Cosiddetta full mesh di LSP tra tutti i nodi eh, di rete, eh, diciamo il forwarding MPLS per funzionale ha infatti bisogno che tra qualunque coppia di router della rete ci siano due LSP disponibili, LSP è unidirezionale. Quindi, diciamo di fatto, se uno dovesse eh, configurare a mano gli LSP sulla rete, si tratterebbe di configurare N per N-1 LSP chiaramente. E non, diciamo, se usasse RSVP come meccanismo lo dovrebbe fare manualmente. Chiaramente è un sistema che non scala, eh, mentre invece LDP è un sistema che, che ha di auto-mesh, cioè crea diciamo, una, mesh, una full mesh di LSP in maniera automatica con un minimo di configurazione. Per cui è stato adottato. Allora, eh, due parole sul, tra sul traffico utente: come viene gestito? Allora, il routing del traffico utente, eh, come molti di voi sapranno, può essere diciamo configurato in due modi: o routing statico, e quindi ognuno ha eh, delle cosiddette rotte statiche configurate sul proprio router, sia diciamo su router GAR che sul router dell'utente. Questo tipicamente viene usato in situazioni in cui o il router utente non supporta il protocollo BGP o diciamo la sede è collegata con un link solo per cui non non, non è necessario che ci siano meccanismi di ristradamento dinamici come quelli che consente il protocollo BGP che appunto invece è implementato e utilizzato come protocollo di routing per il traffico utente sulle, eh, per le sedi tipicamente multi quindi collegate alla rete GAR <coughs> da più link o in modalità active backup quindi con un link di primario, un link di backup oppure anche con più link eh, diciamo più di un link utilizzati anche in modalità active active in questi casi qua il bgp chiaramente eh, permette di gestire il ristradamento dinamico del traffico e c'è anche il, il grande vantaggio di attraverso i, diciamo, i suoi meccanismi di keep alive di eh, fare diciamo, una fault detection rapida de, eh, e quindi anche un, un ristradamento del traffico e protezione del traffico veloce le reti utente sono rese diciamo, raggiungibili all'interno della rete R attraverso il solito protocollo BGP, solo questa volta utilizzato come Interior BGP e, e Multiprotocol. Perché? Multiprotocol. Perché diciamo, attraverso il, il protocollo IBGP non vengono trasportate sul backbone della rete solo le informazioni. Eh, del, sulle reti IPv4 e IPv6 ma anche le informazioni di tutti, eh, di tutti i servizi diciamo, di tipo VPN, in particolare le informazioni delle 2 l le 3 VPN o anche dei eh, multi domain VPN quindi è un, di fatto il protocollo BGP è stato esteso con delle funzionalità per trasportare eh, informazioni relative ai, ai, ai vari altri servizi oltre al classico servizio di connettività IPv4 i PV6 sulla rete l'implementazione um, dell'IBGP sulla rete GAR chiaramente eh, eh, adotta um, paradigma, il cosiddetto paradigma dei root reflector per funzionare eh, l'IBGP per i suoi meccanismi, mh, diciamo in una rete piatta, bisognerebbe avere una full mesh di sessioni BGP tra tutti i nodi della rete. Quindi, eh, chiaramente, dati i numeri della rete GAR, eh, una soluzione che non scalerebbe. Per ovviare eh, a, a, questa, diciamo, a questo problema di scalabilità, è adottata appunto la eh, funzionalità di root reflector, ossia vengono eletti alcuni nodi della rete con funzione di root reflector. Tutti gli altri router della rete, cosiddetti root reflector client, hanno delle sessioni solo con i root reflector e root reflector sì, diciamo, hanno il compito di riflettere, cioè di inoltrare le informazioni sui prefissi di rete a tutti diciamo, gli altri router, e quindi questo fa sì che diciamo, il numero di sessioni BGP da configurare sia diciamo, eh, ridotto rispetto a una full mesh. <coughs> L'ultima slide sul BGP, e noi adottiamo, chiaramente il BGP utilizzato in modalità e quindi external BGP è il protocollo è il protocollo di fatto è internet funziona sul protocollo BGP eh, infatti tutti gli autonomo system quindi diciamo le reti Sotto la gestione, eh, diciamo, di un amministrativa, un'unica gestione amministrativa, quindi come la rete Gara, ad esempio, che ha un suo autonomous system, eh, il 137 come numero, eh, utilizza il protocollo BGP per interconnettersi a tutti gli altri autonomous system. Quindi noi lo usiamo sui peering della rete, eh, per diciamo, interconnetterci alla rete Giant, per interconnetterci a tutti gli operatori nazionali, agli Internet Exchange o eh, verso i cosiddetti upstream provider o tier 1 provider, ossia i eh, provider eh, che sono dei speciali internet service provider che hanno delle reti globali, ossia interconnesse eh, globalmente. Attraverso le quali reti si può diciamo, raggiungere qualunque destinazione su internet. Eh, con questi provider, che nel caso di GAR sono chiamano Cogent e Telia eh, a Roma e a Milano. E abbiamo le sessioni di peering da questi provider GAR riceve la cosiddetta full routing table internet quindi tutta la tabella di internet globale e attraverso questi link diciamo gli utenti GAR sono in grado di raggiungere qualunque destinazione eh, su internet tutto questo meccanismo funziona sul, eh, attraverso il protocollo BGP che è di fatto lo standard di funzionamento della rete internet mondiale veniamo appunto ai, alle interconnessioni della rete GAR eh, con eh, tutte le altre reti internet eh, come anche dalla, dalla cosiddetta weather map, questa mappa della rete si, può, si possono vedere, sono un po' tutti i collegamenti in viola e in marroncino eh, tutti i quadratini diciamo in viola eh, indicano diciamo, l'entità con cui la, la, la rete GAR fa peering cosiddetto peering, ossia ha un'interconnessione una sessione eBGP instaurata e quindi, diciamo, eh, attraverso questa sessione scambiamo le nostre reti con quelle del, del peer e ovviamente attraverso il peering BGP il traffico delle, delle reti, delle due reti, diciamo, viene scambiato. E noi abbiamo peering naturalmente con le reti della ricerca, GEANT eh, in primo luogo dei collegamenti, uh, a cento, due collegamenti a 100 gigabit, presto verranno applicati a 200 gigabit, sui due POP uh, principali di Milano, Milano 1 e Milano 2. Abbiamo delle interconnessioni con il CERN, il, il, il notissimo centro di ricerca uh, che si trova in Svizzera, a Ginevra, anch'esso collegato con due collegamenti a 100 gigabit per seconda, e poi chiaramente abbiamo anche dei collegamenti con delle reti della ricerca nazionali, in particolare Arnes, che è la rete slovena con la quale ci siamo collegati attraverso una cosiddetta cross-border fiber, una fibra che attraversa il confine eh, tra l'Italia e la Slovenia. La seconda tipologia di peering con cui, eh, che abbiamo sulla rete GAR è quella appunto, come vi dicevo, con i tier 1 provider, gli upstream provider, ossia i provider attraverso i quali eh, viaggia di fatto il traffico commerciale della rete, no? quello, non quello di ricerca che eh, tipicamente appunto eh, passa attraverso i link eh, con la rete Geant oppure diciamo rimane all'interno della rete GAR tra gli enti di ricerca GAR. E, diciamo tutto quello che è traffico commerciale quindi non destinazioni di ricerca e passa dai, dai link con gli upstream provider che sono eh, Telia a Milano collegata a 20 gigabit e Cogent a Roma a 10 gigabit e, come vedete sono capacità molto più basse di quelle delle interconnessioni con rete di ricerca proprio perché per sua natura la rete GAR è una rete della ricerca, della formazione, il traffico di ricerca è molto maggiore rispetto a diciamo quello prettamente commerciale e, inoltre Diciamo, uh, il traffico commerciale viaggia poi anche attraverso i cosiddetti internet exchange, dove noi eh, abbiamo uh, i peering con tutti gli operatori nazionali, quindi telecom, fast web, uh, eccetera, ma anche con uh, molti content provider e cloud provider. Ehm, i principali, diciamo, internet exchange italiani sono quelli elencati nella slide, quindi il Milan Internet Exchange in primo luogo, poi c'è il Namex a Roma, Topics a Torino, Tix a Firenze e V6 a Padova. GAR è interconnesso, è presente in tutti questi internet exchange con, con interconnessione della capacità indicata nella slide, non le sto a ripetere. E... E presso diciamo, questi Internet Exchange noi appunto stabiliamo le sessioni di peering con uh, operatori nazionali e internazionali. Per fare un esempio e per chiarire, quando un utente della rete GAR va, che ne so, uh, verso la rete Telecom o che ne so, un uno studente con, uh, con attività domestica team vuole raggiungere il sito dell'università, della sua università, passerà da uno di questi Internet Exchange dove appunto c'è... Il peering tra la rete GAR e la rete Telecom e, e così via dicendo. Ok, allora siamo a un'ora e dieci, quindi diciamo devo un po' accelerare. E, allora, poi l'ultima, diciamo, l'ultima categoria di peering indicata è quella, diciamo, cosiddetti peering diretti. O, insomma, noi abbiamo in particolare un peering con Google a 40 gigabit a, a Milano e questo perché chiaramente eh, diciamo abbiamo evidenziato che il traffico verso la S di Google era eh, tale sulla rete da giustificare la realizzazione di un collegamento diretto inoltre dice, abbiamo, abbiamo eh, installato presso il pop di Bologna delle cosiddette cache, cache di Google e Akamai che sono diciamo dei, dei server che eh, diciamo eh, dove vengono cachate tutte le informazioni eh, diciamo i dati scambiati con la rete di Google e eh, nel caso di Akamai che è l'altra cache di molti diciamo siti, diciamo che ne so da Repubblica, tutti i siti che hanno contenuti che si scaricano, vengono, i contenuti vengono cachati su questi server per far sì che diciamo l'accesso a quei contenuti degli utenti di DataGuard sia più rapido quindi eh, rispetto a dover diciamo ogni volta andare a ricavare i contenuti direttamente dal sito diciamo di origine e ci sono poi altri peering diciamo con le regioni con la pubblica amministrazione centrale e, e anche il vaticano allora velocissimi sui pop della rete ne abbiamo già parlato i pop della rete sono i punti di presenza della rete su tutto il territorio nazionale e a diciamo, I più importanti sono quelli presso, eh, ospitati da istituzioni GAR, quindi università e enti di ricerca, dove convergono le connessioni, i collegamenti di accesso degli utenti e diciamo a secondo poi dei servizi, diciamo, questi POP possono avere le più varie configurazioni, possono avere apparati di routing e di VDM entrambi, eh, quindi apparati trasmissivi e questo eh, ovviamente eh, i pop principali della rete sono tutti così. E poi chiaramente ci possono essere pop che ospitano solo una tipologia o l'altra eh, degli apparati, a seconda appunto dei servizi, poi abbiamo i cosiddetti pop metropolitani e infine 78 pop che ospitano siti di amplificazione della rete trasmissiva che vi ho già spiegato. <coughs> Questi sono tutti in centrali. Telecom, eh, in città no, Telecom, in città l'operatore, ovviamente la maggior parte sono ospitati da Telecom Italia. E diciamo i siti dove noi realizziamo i punti di presenza della rete, chiaramente non possono essere scelti <coughs> così eh, casualmente, ma devono rispettare una serie di requisiti tecnici fondamentali per dare affidabilità ai servizi che eroga la rete quindi <ride> prima di eleggere un sito ad ospitare un punto di presenza della rete GAR facciamo una valutazione diciamo, delle, delle specifiche del sito eh, in termini di spazi a disposizione eh, diciamo, alimentazione, quindi impianto elettrico eh, dove per impianto elettrico si intende ovviamente non solo alimentazione ma anche tutti i sistemi di continuità elettrica che mette a disposizione il sito, ovviamente requisiti di condizionamento, anche le, 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 diciamo, i data center, le, le sale dati dove sono ospitati i nostri apparati devono avere certe caratteristiche in termini di, <coughs> di temperatura ambientale e ovviamente i POP devono essere dotati anche di tutta una serie di sistemi di sicurezza l'antincendio, anti intrusione, oltre a essere presidiati diciamo, dall'APM che eh, ci supporta e ovviamente accessibili in caso di, di problematiche o di, di guasti o di attività di installazione. In questa slide sono visto un po' come sono cresciuti, diciamo nel tempo uh, il numero di POP, in particolare, la parte in verde eh, sono i, i cosiddetti nodi di, di amplificazione che appunto sono iniziati. Eh, ad essere, ad esistere di fatto nel 2012 quando è stata implementata la prima rete trasmissiva GAR e che eh, diciamo adesso sono arrivati insomma 78, un, insomma, un numero considerevole. Rete d'accesso, allora la rete d'accesso è diciamo l'insieme di tutti i collegamenti eh, utente della rete, quindi tutti i collegamenti che interconnettono le vostre sedi alla dorsale del GAR e queste è si vede in questa slide come diciamo, la, la capacità di accesso è cresciuta nel tempo e eh, adesso diciamo siamo anche qui eh, nell'ordine dei tera, terabyte terabit per second mh, suddiviso tra servizi diciamo di classica connettività IP e servizi tipo VPN e, mh, qui, qui è la slide riguarda diciamo, la banda in quest'altra slide invece è indicato mh, diciamo più o meno lo stesso concetto solo Uh, sono indicati i numeri dei collegamenti attualmente attivi sulla rete come possono essere i collegamenti di accesso delle, delle sedi utente ovviamente ci sono tre modalità principali la fibra ottica spenta, fibra ottica eh, che è quella privilegiata eh, quindi sede collegata a un pop attraverso fibra ottica spenta illuminata da apparati utente o, o apparati car c'è, diciamo dove non si può arrivare con la fibra ottica spenta ci sono altre due modalità che è quella del circuito cosiddetta List line fornita dall'operatore. Quindi ehm, collegamento 1 gigabit, 10 gigabit ma eh, realizzato in fibra ottica spenta ma con apparati gestiti dall'operatore, e poi diciamo c'è una terza modalità di cosiddetta di, di raccolta del traffico attraverso una rete di un operatore. Quindi ehm, nel caso nostro abbiamo la rete Telecom, una rete Telecom e quindi ha una capillarità eh, notevolissima a livello nazionale e quindi dove non arriviamo con la fibra ottica, noi o con circuiti, eh, ci arriviamo attraverso la rete, la rete Telecom e questo traffico eh, diciamo, ci viene consegnato su dei punti, dei, un, due pop della rete per ridondanza. In questa slide ho un po' descritto la modalità con cui può essere illuminata una fibra ottica che arriva fino a un pop, quindi diciamo, può essere illuminata direttamente con un singolo servizio, quindi delle ottiche grigie, oppure con un sistema di moltiplazione CDWDM. Queste altre due slide invece rappresentano il caso della, del circuito operatore e della raccolta ehm, attraverso rete. rete di operatori appunto. E, mh, due parole sull'attuale servizio uh, di aggregazione operatore che è stato di fatto implementato nel 2019-2020, completato nel 2020, è diciamo un servizio uh, offerto diciamo definito attraverso dei requisiti di una gara in particolare indicata la gara 1803 indicata nella slide e eh, che ha permesso uh, di definire due tipi di tipologie di servizi anche eh, diciamo un servizio di tipo L2, cioè attraverso la rete dell'operatore Telecom, eh, siamo in grado eh, diciamo, di erogare come dei servizi di livello 2, quindi eh, diciamo, con trasporto trasparente del, delle VLAN eh, su rete di operatore e quindi diciamo, la possibilità di implementare il livello 3, quindi il routing, l'indirizzamento, totalmente in maniera eh, indipendente dall'operatore questo è di fatto il, il servizio che, che noi diciamo offriamo a tutte le sedi che non possono essere collegate in fibra ottica spenta o che magari hanno necessità di banda non, non particolari quindi anche se questo servizio arriva a offrire collegamenti eh, a minimi minimo 200 gigabit per second e ovviamente anche superiore in qualche caso e questo però chiaramente solo per le sedi che hanno, diciamo, la tecnologia di accesso in fibra ottica spenta. Per altre tecnologie tipo GPON, FTTC, FTTH o SHDSL la banda disponibile è inferiore, ma comunque tutte le sedi, quasi tutte le sedi GAR sono collegate con la modalità fibra ottica spenta, quindi con banda 200 gigabit. Ci sono tre sedi di fatto solo che non sono coperte da quel servizio. In questa slide è un po' descritto il il tipo le caratteristiche del servizio L2MF, quindi che rispetta lo standard Metro Ethernet Forum e permette il trasporto di livello 2 trasparente su MPLS, eh, sulla rete telecom dei servizi GAR, con le caratteristiche che abbiamo già visto, tra le quali anche il supporto di Jumbo Frame e anche la qualità del servizio. Dico nulla sulle MAN, ma semplicemente che eh, a livello metropolitano eh, in molte realtà eh, abbiamo realizzato anche in collaborazione con enti GAR, università o anche istituzioni di pubblica amministrazione delle reti metropolitane con varie tecnologie per la raccolta delle sedi utente. Servizi di rete disponibili sulla rete Garix. Allora, ovviamente abbiamo la conne classica connettività IP, PV4 e PV6, l'L2 VPN e poi, eh, vabbè, multidomain VPN, un servizio che riguarda, diciamo, VPN erogate su multidominio, insomma, molto particolare, quindi attraverso la rete gigante. E... Adesso io non mi soffermerei molto nel dettaglio a descrivere questi servizi che comunque, eh, diciamo, sono disponibili sulla rete GAR attuale. Quindi la possibilità di eh, realizzare VPN, quindi reti eh, virtuali eh, di tipo a livello 3, quindi dove le informazioni eh, trasportate dalla rete attraverso il protocollo BGP sono le reti utente che appunto vengono comunque eh, segregate in una tabella di routing separata cosiddetta vrf e quindi in qualche modo c'è un trasporto garantito un trasporto sicuro anche se non criptato attenzione eh, non, non, eh, diciamo l'eventuale encryption deve essere fatta attraverso meccanismi di vpn utente non, non, non attraverso le tre vpn di operatore e mh, quindi dicevamo il mh, Diciamo sulle 3 VPN in questa tipologia sono i prefissi di rete utente, c'è uh, cioè una rete utente uh, costituita da più sedi collegata attraverso il backbone di un, uh, di un service provider, in questo caso del GAR, e che si preoccupa di, di fatto uh, gestire il routing tra le reti di queste sedi all'interno però di un in modo segregato all'interno di una tabella di routing separata. E poi abbiamo dei servizi diciamo sempre di tipo VPN, ma fatti a livello 2 che, eh, denominati VPLS o L2VPN. Il VPLS è un servizio basato su Ethernet che permette la realizzazione di una rete privata punto/multipunto, di fatto, una LAN geografica la possibilità di, di realizzare un'interconnessione di tipo LAN tra più sedi, più di due N sedi, attraverso un, una, rete, una rete internet e, e quindi diciamo, eh, realizzare di fatto una, una LAN geografica. E questo servizio ovviamente è implementato, eh, l'impact forwarding è fatto in MPLS come tutti i servizi delle DEGAR e si basa sempre sull'utilizzo del protocollo BGP. L2VPN è un, diciamo, un servizio in qualche modo simile, permette un'interconnessione di livello 2, però tra sole 2, due sedi, che quindi vengono viste come fossero collegate da un cavo virtuale, pseudo wire, cross cable, a seconda di come viene chiamato. La qualità, eh, la QS diciamo, è un servizio non utilizzatissimo, però disponibile sulle rete ossia la possibilità di... Eh, Permettere di definire delle classi di servizio come quelle che vedete nelle slide e associargli, diciamo, un, uh, un trattamento uh, delle polisi di accodamento particolari, uh, ossia, diciamo, è possibile de definire, ad esempio, delle classi che debbono essere, diciamo, uh, in caso di congestione devono essere servite prima e quindi diciamo non subire l'effetto della congestione rispetto al traffico standard internet best effort quindi una cosa importante da dire sul su servizio di, di QoS è che è un servizio che funziona solo quando c'è congestione quindi non, ehm, nella maggior parte dei link car che sono over provisioned, non hanno ehm, problemi diciamo di occupazione di banda la QoS non entrerebbe mai in gioco quindi in casi di congestione può aver senso diciamo, eh, definire delle classi di servizi e adottare questo servizio. Una situazione in cui ha molto senso, per esempio, è per la gestione, il management il, e i protocolli di routing della rete. Questi diciamo, protocolli vengono diciamo, trattati in maniera privilegiata proprio perché il funzionamento della rete dipende da questi protocolli, e quindi in caso di congestione diciamo, vengono serviti prima rispetto al traffico best effort. Quindi queste sono delle casse di servizio che funzionano nativamente sulla rete GAR, ma se ne possono definire di simili per gli utenti in casi specifici appunto di situazioni di congestione di rete. Allora, due parole sul. Spero di poter andare avanti e di non perdermi l'uditorio. Allora, c'è un servizio particolare che noi abbiamo adottato diciamo dal 2020, che è un, eh, diciamo, è in modo un servizio di rete, eh, beh, anche che è a cavallo tra, tra servizio di rete e, e sicurezza informatica. Ossia, diciamo, la rete gara è stata eh, diciamo, oggetto ed è oggetto continuo di cosiddetti DDoS quindi Denial of service distribuiti, e, diciamo, sempre più complessi da gestire, soprattutto perché. Eh, molto spesso sono di tipo diciamo massive, quindi diciamo tendono a saturare le risorse di rete e di durata molto breve. Quindi per poter fronteggiare attacchi di questo tipo, l'approccio manuale, il filtraggio oppure delle tecniche che, che si possono adottare manualmente non sono efficaci. Per cui, diciamo, confrontandoci con questo tipo di problematiche, abbiamo condotto uno studio in rete, fatto dello Scouting tecnologico fino a selezionare una piattaforma Corero che eh, diciamo come sistema di DOS mitigation, che ben si integra con la piattaforma Juniper e questo sistema non, non si basa sulla tecnologia di tipo Scrubbing Center, ossia non che è il so Center, sono, diciamo, dei sistemi per cui il traffico malevolo viene, diciamo, dirottato presso, diciamo, eh, diciamo, dei delle porzioni di rete particolari, ripulito e riconsegnato. Non è questo l'approccio che noi adottiamo, ma l'approccio è eh, quello che è descritto meglio nella slide successiva, ossia Diciamo, attraverso un meccanismo di mirroring eh, il traffico, diciamo, quello eh, verso diciamo, le uscite principali della rete, quindi Geant, gli upstream provider, l'internet exchange, viene eh, diciamo, in maniera eh, campionata, mandato al, a un sistema che lo analizza rispetto a delle soglie configurate, individua, quindi fa la detection di possibili vettori eh, di attacco, e immediatamente, attraverso un sistema in tempo reale, applica dei filtri. Sui, sui router e diciamo l'applicazione dei filtri viene monitorata attraverso la telemetria. E, e quindi, in caso di i, diciamo, interruzione dell'attacco, vengono immediatamente diciamo, tolte queste regole di, di filtraggio. Eh, il sistema, chiaramente, genera delle statistiche, delle reportistiche e <coughs> diciamo, funziona in tempo reale. Di fatto, è un sistema molto efficace perché eh, agisce in maniera. Eh, quasi istantanea su, sugli attacchi e eh, diciamo, protegge la rete e l'utenza da, da molti attacchi che di fatto, eh, diciamo, probabilmente molti utenti neanche, neanche vedono perché appunto vengono filtrati da GAR. Eh, per darvi due numeri, questo sistema ha bloccato più di mille attacchi nel, nel 2000, in realtà è il 2021, ho sbagliato la data e di varie tipologie di attacchi ma una cosa importante a dire è che il eh, 70% degli attacchi durava meno di 5 minuti quindi di fatto un intervento umano su quel tipo di attacchi era, era impossibile mentre il sistema diciamo è riuscito a intervenire e vabbè diciamo ci sono chiaramente non è efficace su tutte le tipologie di attacchi eh, ma insomma comunque Agisce su gran parte de degli attacchi che hanno per oggetto singoli IP, diciamo, su attacchi molto distribuiti, diciamo, ogni tanto non, diciamo, non funziona perché, chiaramente, quando un attacco è distribuito su tantissimi IP, migliaia, parliamo di migliaia di IP. Eh, a volte il traffico per singoli IP è talmente basso che non fa scattare le soglie eh, delle regole del sistema e quindi non parte il meccanismo di, di mitigazione allora non vi dirò quasi nulla sul modello di gestione della rete se non che eh, diciamo il GAR di fatto nel tempo è sempre di più eh, attraverso il NOC il GAR, eh, gestisce un po' Tutti quelli che sono i livelli protocolari della rete, da quello trasmissivo eh, di VDM, quello di livello 2, e quello di livello 3 di routing, e quello che di fatto eh, noi non gestiamo più eh, non, non gestiamo e non possiamo gestire, è di fatto proprio la, la riparazione delle fibre ottiche o dei circuiti operatori, chiaramente in quel diciamo quei pochi circuiti che sono rimasti, e, in quel caso lì, chiaramente di problemi sulla fibra ottica spenta. Uh, interviene l'operatore che viene ingaggiato dal, dal NOC del GAR e che ha, diciamo, in carico la manutenzione eh, dei collegamenti in fibra. Tutto il resto, quindi, quindi, non la riparazione delle fibre ottiche, lo fa eh, il NOC del GAR e comunque il, il, eh, i gruppi tecnici che, che si occupano della gestione della rete GAR. In queste slide ho un po'... Eh, diciamo, le due strutture sono, eh, che gestiscono l'operativa di Agar sono il GAR NOC e le operation del GAR, senza che mo vi faccio l'elenco di tutto quello che fanno, eh, ma le troverete come riferimento nelle slide. Eh, diciamo, adesso siamo strutturati in questo modo, oltre al gruppo delle operations, il NOC è diviso in due, in due gruppi, diciamo, un livello 2, eh, diciamo, costituito dalle persone, eh, diciamo senior del NOC e un, un gruppo di livello 1 che lavorano, diciamo, su, da lunedì al venerdì con orari eh, leggermente diversi. Che trovate qui. Qui trovate anche i riferimenti e il sito del NOC. E in questa slide ci sono un po' di link utili per tutti gli APM da, da visitare, dove trovate le informazioni sui diciamo, vostri eh, accessi. Su come questi sui ticket che riguardano l'infrastruttura, quindi il club ticket system, il, dove siete interconnessi, per esempio, i, attraverso la weather map, voi potete diciamo, viaggiare sulla topologia. Della dorsale, poi diciamo in maniera: adesso non vi posso fare la demo perché siamo in ritardo, ma eh, diciamo in maniera cliccabile si può entrare all'interno dei, dei punti di presenza e eh, vedere quali sono gli accessi su ogni singolo pop, qual è lo stato di carico dei link e, e molte altre cose. E, e poi ci stanno tutte, c'è la pagina delle statistiche dove appunto potete vedere come, come, utilizzati, come sono utilizzati i. I link diciamo alla rete gar delle vostre sedi allora proprio due parole sulla rete Carti? Ehm, vado direttamente a questa slide allora garti è il nuovo progetto di evoluzione della rete è in corso di implementazione ehm, diciamo davanti ci abbiamo ancora mh, insomma mh, un paio d'anni almeno buoni ehm, Prevede di fatto un rinnovamento, un rinnovamento uh, radicale di tutta l'infrastruttura di rete, quindi eh, sia a livello di fibre ottiche che di apparati trasmissivi che di apparati a pacchetto, parliamo dei router, diciamo. E, in particolare, per quel che riguarda la parte della dorsale in fibra ottica, di fatto quasi tutte le tratte attualmente in esercizio verranno sostituite da seconde coppie che seguono lo stesso percorso. E per mh, ovvi motivi di migrazione quindi che verranno illuminati dai nuovi apparati e poi diciamo poi verranno via via spente e restituite agli operatori le, le prime coppie in più la rete verrà integrata con nuove, nuove tratte ehm, eh, insomma che, che estenderanno ulteriormente il footprint della rete poi abbiamo diciamo un'altra parte quella che riguarda appunto gli apparati trasmissivi eh, eh, abbiamo acquisito e stiamo installando <coughs> dei sistemi nuovi che diciamo di nuova concezione adesso non c'è tanto modo di, di entrare nel dettaglio. Però, fondamentalmente si chiamano, sono sistemi parzialmente disaggregati, ossia, separano, diciamo, la parte fotonica, quindi il trasporto dei segnali delle lambda, dal, dalla parte di, diciamo, di generazione dei segnali. E diciamo è comunque una piattaforma uh, infinera come quella della, della Teca Rix. che però insunto, è, è composta da due sistemi che sono indipendenti e, e diciamo in qualche modo la parte diciamo, di generazione eh, dei segnali colorati che noi denominiamo DCI, da Center Interconnect eh, potrebbe diciamo in futuro anche essere sostituito da altri apparati quindi è diciamo, è, diciamo un sistema che peraltro si, si, in maniera nativa eh, si predispone per l'adozione diciamo in maniera sistematica dell'approccio delle land aliene, come abbiamo visto e, mh, rete a pacchetto, quindi nuovi apparati di routing eh, prevederanno diciamo, saranno di più offriranno gli attuali servizi di rete più nuovi servizi ci saranno delle suite software eh, diciamo, a corredo che permetteranno di implementare funzioni di automazione sempre più spinte, di programmabilità e eh, diciamo anche di controllo del traffico con una parte di, insomma, di gestione eh, molto sofisticata del cosiddetto traffic engineering. Questa slide descrive un po' l'architettura della rete GARIX, diciamo eh, della rete, rete GART, le due componenti che di fatto non, eh, quelle che trovate di lato che sono TLC Aggregation e List Line, ossia diciamo è la parte eh, dei circuiti operatori e dell'aggregazione eh, è la parte di fatto dove ancora noi non riusciamo a arrivare con infrastruttura al 100% nostra e, ed è però quella che vi ho descritto appunto prima in particolare eh, il servizio di aggregazione operatore la gara 1803 con le caratteristiche che vi ho detto io mi fermerei qua ci avrei delle altre slide su gartim ma penso che eh, Vorrei lasciare lo spazio a qualche domanda se ci sta, allora ti do una mano per, per le domande. Subito ah, sì. una domanda difficile, vedo. <ride> <ride> Vediamo un po'. Il Gari in futuro potrebbe svolgere un ruolo di coordinamento e l'acquisto di fibra ottica in NIRU da parte degli enti associati per l'espansione delle loro dorsali locali. Domanda difficile. No, ma no, no, no in parte scherzi. Sì. Penso di sì, la risposta è sì, cioè in qualche modo eh, mo, al di là dell'IRU ci sono esempi in cui diciamo, che ne so, per esempio nell'ambito delle MAN, GAR si è fatta diciamo eh, elemento unificante un po' di, di quelle che erano le esigenze di, degli enti GAR, degli enti di ricerca, eh, di formazione e magari eh, si è interfacciata con amministrazioni locali, per la realizzazione di, di reti e, di, e per la anche stesura di nuove, per esempio la Man di Bologna realizzata ehm, con l'Epida, la rete regionale eh, dell'Emilia Romagna, è un esempio in qualche modo dove diciamo, GAR diciamo, ha, si è fatta diciamo, portavoce delle, delle esigenze di tutti gli enti di ricerca dell'area di Bologna, per esempio, e, e insieme l'Epida ha poi realizzato l'infrastruttura e gli enti di... GAR di Bologna di fatto sono collegati attraverso questa infrastruttura, sono replicabili, ci sono altre esperienze di questo tipo e sicuramente eh, sono replicabili in altri ambiti, quindi direi di sì. Allora, Le slide saranno disponibili, Posti. rispondo io, sì, <ride> assolutamente, le <ride> trovate all'interno di learning.gAR.it nella parte specifica di questo modulo. Abbiamo diviso il uh, corso appunto in, uh, in moduli e um, ogni modulo sarà uno o due webinar e all'interno del modulo troverete sia la registrazione della uh, lezione che le slide. Qui chiedono sempre relativamente all'organizzazione del corso, non viene più popolato il calendario corsi, farebbe molto comodo, specie con un corso così articolato, mi riferisco a, a questo che è il calendar di Learningar, non l'abbiamo ancora fatto ma lo faremo, grazie per il suggerimento e lo faremo sicuramente. Qui invece torna ad Alessandro perché okay, usare... Questa è domanda tecnica, diciamo... Ehm perché fanno due cose diverse L'OSPF e l'IBGP fanno due cose diverse ho dovuto andare a mettere il turbo su quella parte quindi immagino che non era facilissimo capire i concetti eh, però lo SPF è eh, il cosiddetto IGP della rete GAR quindi l'Interior Gateway Protocol e serve per eh, diciamo rendere di fatto raggiungibile realizza la connettività del backbone GAR quindi eh, attraverso il protocollo SPF sono annunciate le, le informazioni, le reti delle punto-punto, quindi i collegamenti e delle loopback dei router. E quindi, diciamo, eh, quei prefissi lì viaggiano attraverso lo SPF, che è un protocollo link state e che, diciamo, è diciamo, un protocollo di tipo dinamico che eh, permette a tutti i router di avere, diciamo, un database con la topologia di rete, eh, tutti i router uguali e di reagire chiaramente in maniera dinamica e rapida con poi dei meccanismi che abbiamo aggiunto noi per renderla ulteriormente più rapida, uh, diciamo a fault di rete, eh, e quindi permette, diciamo, che la connettività del backbone sia sempre in piedi. Uh, l'IBGP invece, diciamo, è l'utilizzo in, all'interno, eh, è chiaramente il protocollo BGP utilizzato all'interno di un autonomo system, quindi, eh, in questo caso, Uh, L'autonomous system del GAR e l'IBGP è il protocollo che serve per diciamo, trasportare le informazioni sulla raggiungibilità delle reti utente. Quindi noi lo, lo, lo diciamo attraverso quel meccanismo dei root reflector. Quindi ogni router del, del backbone del GAR ha una sessione con uh, più root reflector della rete e diciamo, annuncia. Ai Root Reflector le reti utente apprese o in EBGP, quindi diciamo eh, attraverso il protocollo EBGP con un altro autonomo system. Tenete presente che anche gli utenti GAR eh, sono visti, quelli che adottano il protocollo bgp come autonomo system indipendenti, solo con privati, diciamo, però è sempre un autonomo system. Attraverso il protocollo EBGP, eh, il router del GAR apprende la, la rete utente e poi. Attraverso l'IBGP la rende disponibile a tutta la rete eh, GAR di fatto, quindi l'informazione re sulle reti utenti viaggia attraverso il protocollo IBGP sulla rete GAR, e diciamo, viene quell'informazione sulle reti utenti invece viene resa disponibile a tutte le altre reti internet, di nuovo attraverso il protocollo BGP, però e Diciamo, esterno, quindi nei, nei peering della rete noi riannunciamo le nostre reti di utente così che le reti utente possono essere raggiunte e possono raggiungere qualunque destinazione su internet. Un'altra domanda di approfondimento tecnico. È, è possibile descrivere con maggiore dettaglio l'interconnessione a livello fotonico, sede utente, circuito operatore, pop backbone? Allora, oddio, non è che. Maggiore dettaglio, allora dipende, cioè se qui parliamo di circuito, interessa immagino come eh, è realizzato il collegamento nel caso in cui non, non ci sia un collegamento in fibra ottica spenta tra la sede utente e il POP. E, diciamo che, che se, non, eh, se non, non siamo in grado noi, di, per questioni economiche, tecniche, diciamo, di, di portare la fibra ottica spenta presso la sede utente, eh, come vi dicevo... Nella presentazione eh, ci possiamo comunque appoggiare a degli operatori che possono realizzare dei cosiddetti circuiti operatori, eh, collegamenti che sono, ehm, si basano su tecnologie varie, diciamo, dall'SDH, anche se ormai diciamo un po' eh, sta un po' sparendo, a anche eh, apparati VDM degli operatori, che eh, di fatto eh, realizzano questo collegamento tra la sede utente e un pop eh, attraverso degli apparati gestiti dall'operatore quindi con configurazioni varie ci possono essere dei circuiti che ne so, protetti perché realizzati su anelli in fibra quindi con ridondanza di percorso ci possono essere circuiti non protetti e diciamo il dettaglio poi di come è realizzato il singolo circuito in genere è un'informazione che eh, non è proprio divulgabile nel senso che descrive dei dettagli della rete operatore che eh, in genere a noi ci, ci devono fornire in risposta alle, alle gare ma che noi diciamo noi possiamo divulgare quindi non è, posso dire eh, anche se poi voglio dire in genere gli apparati sono presenti presso le sedi utente quindi nessuno vieta dall'APM di andare a vedere eh, che tipo di apparati adotta l'operatore o farsi un'idea poi ovviamente eh, noi diciamo tecnici CAR il NOC è disponibile ovviamente sempre a dare eh, il massimo dei dettagli che, che può all'APM Qual è la procedura amministrativa per attivare una EVPN tra due o più data center? <coughs> allora diciamo, il servizio di tipo EVPN è di quelli che verrà eh, introdotto con la rete Gar -T. Diciamo l'attuale rete. Eh, Prevede a livello di VPN i servizi che vi ho detto di livello 3, di livello 2 e VPN sarebbe implementabile, ma diciamo, non... è comunque previsto, se vogliamo dire, come servizio a portafoglio ne... con l'arrivo della rete Garty quindi non, non immediatamente disponibile. Comunque in generale, la procedura amministrativa per richiedere, diciamo, qualunque tipo di servizio, eh, quindi. Accesso, upgrade di banda o anche la realizzazione di una VPN tra due o più siti, è mandare una uh, mail a planning del GAR, una mail a planning at con la richiesta. Chiaramente parliamo di sedi già collegate al GAR. Se si tratta di nuove sedi non ancora collegate al GAR, va bene sempre la mail a planning, ma chiaramente la procedura amministrativa è un, un po' più articolata, nel senso che bisogna vedere, valutare l'elegibilità dell'ente se il, diciamo, lo statuto, la natura dell'ente eh, consente l'interconnessione alla rete GAR che come avete visto è senza fini di lucro ha degli scopi ben precisi, formazione, ricerca cultura e quindi se diciamo l'iter di approvazione che passa dal CTS Comitato Tecnico Scientifico e CDA ha un esito positivo poi diciamo ehm, la sede si può interconnettere ehm, diciamo con un, poi un progetto tecnico che viene definito insieme a TANNING eh, e... Questo è comunque mail la planning Allora, altra domanda magari in uno dei seguenti seminari si può avere qualche info su l'anti-DDoS in realtà ehm, è previsto eh, sì, un modulo sì. specifico che sì. riguarda appunto la parte di, di sicurezza eh, sì. e poi anche di monitoring perché poi in realtà sono anche collegati come argomenti sì, eh, allora, ehm, sicuramente Leonardo Lanzi, il coordinatore del CERT, nel suo modulo eh, riparlerà anche di Corero, del sistema di DOS Mitigation che abbiamo adottato, e comunque passo parola, insomma, <ride> che interessa l'argomento. Quindi lì sicuramente verrà trattato, poi probabilmente, forse anche nella parte di monitoring che fa Giovanni sul monitor della rete, probabilmente... Ehm, Potrebbe toccare l'argomento, quindi comunque sì, ci saranno maggiori informazioni, ma ce la segniamo. Si sta parlando in periodo di guerra di internet nazionale. Ti chiedono un parere a riguardo, <ride> Ma cioè, diciamo che, eh, che che vi devo dire? Cioè, certo, diciamo la proprietà non, non nazionale, di, <ride> diciamo, di tutti gli operatori, i principali operatori. Che operano in Italia non è una cosa, diciamo, ideale da questo punto di vista. Ma diciamo che voglio dire sono scelte fatte anni fa, non so quanto Le è anche un controsenso, secondo me, parlare di internet nazionale, perché internet per natura è comunque eh, un'interconnessione fra reti e quindi a, a livello che è poi sovranazionale. Quindi, e poi ricordiamoci sempre che Internet è nato così come è fatto proprio per essere uno strumento utilizzato anche in situazioni come quelle di guerra. Quindi, in realtà, è nato in ambito militare e eh, per funzionare sempre e uh -huh. il, il suo essere non dipendente, non ge geografico-centrico, comunque non legato a confini geografici, eh, è proprio una sua caratteristica per essere... Diciamo, funzionale, quindi, questo è il mio sì. parere. Perché... No, no, certo, ma sì, assolutamente concordo sul fatto che internet eh, non deve rimanere libera, diciamo, e eh, eh, non, eh, non oggetto di censura, appunto, come eh, certo, c'è una questione legata anche alla protezione dei dati, al eh, sì. che è, è importante. Quindi, il fatto che un paese, diciamo. O magari che i dati di ricerca italiani e europei rimangono in Europa, per esempio, è una cosa eh, che dovrebbe essere garantita. Anche poi GDPR insegna, certo. Diciamo. Quindi, Però quello è, madre... è soprattutto un discorso di edge, come dire, di, 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 di terminazione della rete. La rete, in quanto backbone di trasporto di dati, dovrebbe essere il più possibile diciamo indipendente da, da, da queste cose. E... Questo la rende anche più veloce, più affidabile, mm. eccetera. Insomma, sì, sì, ma tra l'altro uno dei paradigmi della rete GAR è che è, di fatto è trasparente. Diciamo, noi esatto. il trasporto che facciamo dei, dei dati degli utenti è trasparente, no? non entreremo, magari è una cosa in testa, non, non, non ci applichiamo nessun tipo di filtraggio in rete, né diciamo, eh, o analisi dei dati che viaggiano in rete. Eh, salvo chiaramente eh, quel che serve fare per gli incidenti di sicurezza o, o eventuali richieste da parte del, del, dei proprietari stessi dei dati. Ecco. Quindi, Torniamo al discorso della rete. Eh, GAR, Anpiamento sono previsti in in ampliamenti della rete X Progress e quindi nuove implementazioni rivolte alle regioni della convergenza? Allora, diciamo che, che dopo il progetto GAR X Progress, le quattro regioni sono messe abbastanza bene, tanto dal punto di vista dell'infrastruttura. Sia come capillarità della rete in fibra che come servizi erogati, eh, diciamo, la banda trasmissiva e il IP a disposizione dei eh, diciamo almeno dei pop delle quattro regioni è già diciamo abbondantemente sovradimensionata anche rispetto a quelle che sono le necessità attuali, quello che vediamo dalle statistiche di traffico. Tant'è vero che non è previsto inizialmente la, la sostituzione. Di questa parte di rete Garti non va a toccare quella parte lì che rimane eh, almeno per la parte trasmissiva, rimarrà in esercizio. La parte di routing verrà sostituita anche nelle quattro regioni. Quindi eh, diciamo che nuove implementazioni, cioè almeno a livello di dorsale, eh, ne vedo di particolari. Chiaramente ci possono essere le regioni non di convergenza, quindi che ne so, la basilicata o la Sardegna o diciamo dove invece lì sono previste diciamo evoluzioni della rete eh, però se ci riferiamo alle quattro in particolare regioni di convergenza lì già il, almeno a livello di backbone l'infrastruttura è abbastanza consolidata adeguata certo poi a livello d'accesso quella la rete continuerà sempre a crescere quindi ehm, si tratta di collegare nuove sedi quello sicuramente Allora, domanda rispetto al NOC. Come mai il NOC non fornisce commentura 24x7? È, diciamo un fatto organizzativo. E, diciamo che a livello di regolamento GAR di, eh, di organizzazione ci stiamo predisponendo a, a, insomma, da un po' di tempo, l'abbiamo anche un po' annunciato, poi. Diciamo, per l'attivazione di un servizio di reperibilità, quindi diciamo, non ve posso diciamo, adesso dire quando, ma è comunque una cosa che, che è in previsione sappiamo di eh, che è una necessità, eh, che, però, va tra l'altro accompagnata anche poi dal diciamo, possibilità poi anche di operare sulle sedi utente, perché quella è una, è una, chiaramente come avete visto, i punti di presenza sono presso istituzioni, molti presso istituzioni GAR, che chiaramente eh, accedere a un'università, che ne so, alle quattro di notte non è così semplice, oppure eh, anche in una sede utente finale, quindi comunque, diciamo, il, il servizio di copertura, di reperibilità del NOC, dovrà essere affiancato anche da, Diciamo, procedure per l'accessibilità dei punti di presenza e delle sedi utenti finali. E, quindi è una cosa che faremo penso, non mi so dire i tempi precisi. Mi viene in mente una un aneddoto di vent'anni fa, ma di una sede utente che spegneva il proprio router il venerdì sera e lo riaccendeva il lunedì mattina sì. e praticamente andava tutto in allarme sì. nel, nel fine settimana, anche perché poi il NOC c'è sempre stato anche quando non era in, 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 diciamo, mm. eh, in funzione ufficialmente, ufficialmente, ma il NOC non, non smette mm. mai di seguire la rete, questo lo Comunque l'aneddoto che citi diciamo, è ancora attualissimo, nel senso che, <ride> che esistono... beh, vabbè, diciamo, poi lo sappiamo che magari c'è la scuola che chiude le vacanze estive spegne spegne Rudergar. E... Ci rivediamo a settembre, cosa che, che può succedere, però nessuno, diciamo, sappiamo che c'è quell'allarme, lo mettiamo in blacklist, si vuol dire, e, e ce ne facciamo una ragione. No, diciamo, eh, chiaramente non tutte le esigenze sono uguali, non tutte eh, hanno le stesse esigenze, quindi, diciamo, c'era certo. anche il primario che ha attaccato l'albero di Natale al posto del router utente, per dire, <ride> in cioè, ce ne sono vari, diciamo di aneddoti a riguardo altra domanda permettete permetterete suppongo ai singoli enti di potersi dotare autonomamente di un sistema di DOS esterno secondo il layout Scrubbing Center quindi è possibile in casi eccezionali potersi annunciare la subnet altrove? sì la risposta è sì, ci sono esempi già ok a vostro rischio Quali è pericolo sono... eh? <ride> Quali sono le prospettive temporali di upgrade della connettività della Sardegna riguardo magliatura, larghezza di banda, sedi remote eccetera? eccetera. È un po' accennato, diciamo io non è oh, esattamente, so che diciamo noi stiamo partecipando a dei bandi anche per i fondi PNR R, e, e chiaramente abbiamo indicato anche diciamo l'evoluzione dell'infrastruttura in Sardegna tra, i, tra gli obiettivi quindi speriamo che vadano in porto poi i tempi sono quelli del PNRR è possibile accedere ai dati raccolti dal CERT di GAR per scopi di ricerca penso che questa domanda sia da porre quando ci sarà il sì, modulo eh, sì. cioè, certo. da vedere però ci sono, ci sono esempi di che ne so, de, vanno sottoscritti dei non disclosure agreement. Ovviamente va definito l'ambito della ricerca, ma eh, ci sono esempi, ma poi potete parlare con Leonardo meglio, diciamo, riporre la domanda quando farà la, il suo modulo. Abbiamo l'ultima per il momento domanda. Per i prossimi moduli, dobbiamo iscriversi a, eh, ad ogni modulo, ad ognuno, oppure basta la prima iscrizione? No, dovete iscrivervi ad ogni modulo. Ogni modulo è eh, pensato in realtà come a sé stante, quindi ad ogni modulo verrà rilasciato un uh, attestato di partecipazione, quindi dovete riscrivervi ad ogni modulo. Uh, alla fine uh, di tutti i 14 moduli, se avete partecipato a tutti e 14, avrete poi un attestato di partecipazione globale al, uh, al corso per, uh, appunto di aggiornamento per APM. Niente. Ne possono saltare neanche uno? <ride> no, l'abbiamo fatto così proprio perché li possono saltare, possono decidere magari che ci sono cose di minore interesse, quindi oppure magari persone diverse che partecipano dello stesso ente che partecipano a moduli diversi, magari perché seguono Ma sì, sì. alcune attività invece eh, che, che altre, insomma. Quindi non uh, ci sono al momento più domande e noi siamo in. Uh, di ritardo una mezz'ora di ritardo una mezz'ora di ritardo ma insomma ci, ci sta ci sta tutta eh, ringraziamo tutti quelli che comunque nonostante questa mezz'ora di ritardo sono stati comunque con noi e sono stati veramente tanti e, e ringraziamo anche alessandro inzerilli per, eh, yeah, per l'attenzione la e ovviamente ripeto ribadisco insomma sono resto a disposizione per dubbi, chiarimenti, penso la mia mail eh, è chiocciolagar.it. molti probabilmente già la, già la conoscono, ce l'hanno la rubrica, ma insomma è facile trovarmi anche sul sito del GAR. Bene, grazie a tutti, e buona continuazione e ci vediamo la settimana prossima, quindi il um, 27 di aprile con il prossimo uh, modulo che riguarderà poi nello specifico l'attività del NOC. Buona giornata a tutti. Arrivederci.